Nonostante il panorama non sia quello abituale di Forio, bensì sia il porto di Ischia, con il consigliere comunale di Forio, Vito Iacono, invece facciamo il punto della situazione con la politica di Forio. Avete vissuto un consiglio comunale che riconosceva la cittadinanza onoraria a due che si stanno impegnando per il nostro tribunale, l'onorevole Dalmastro e il presidente del tribunale Caia. Tuttavia, gli argomenti che in qualche modo mi sembra siano stati discussi sono stati quelli che riguardano invece, come si suol dire, i preliminari del Consiglio Comunale, senso unico di Via Baiola, l'impegno di Natale, e visto che Saniverde penso abbia superato i 100 giorni da sindaco, possiamo provare a tracciare un bilancio da parte dell'opposizione pensante di Forio. No, io più che parlare del bilancio della maggioranza parlerei del bilancio della nostra azione politica amministrativa, anche perché l'ultimo consiglio comunale, essendo anche un velo pietoso, purtroppo i preliminari sono stati brevi, insomma, perché giustamente la premura dei più era quella di andare a vedere la partita, quindi abbiamo cominciato. Però diciamo che Napoli-Real Madrid, anche se poi dopo ci stava Italia-USA di pallacanestro, forse avremmo avuto la stessa premura, diciamo che questa è una giustificazione almeno plausibile. Vabbè, la sveglia durante il consiglio comunale piuttosto che la musichetta della Champions, vabbè, comunque insomma, sentiamo, poi chiaramente c'è un dato politico che investe anche la questione delle cittadinanze onorarie. La premessa è che io proprio all'inizio del consiglio comunale ho chiesto che si votassero mozioni specifiche per quanto riguarda il senso unico di Monterone piuttosto che la storia dei fanghi al Casale, perché nel consiglio comunale debba occuparsi anche di queste cose, avendo una parte di quel consiglio comunale, anche se una parte in disaccordo rispetto all'orientamento dell'amministrazione. D'altronde questa storia del senso unico di Monterone continua a sembrare sempre più un dispetto ai cittadini che rispondono alla strategia complessiva di gestione della viabilità nel paese. D'altronde chi taccia di sterile polemica ogni iniziativa che noi idea che mettiamo in campo bisogna avere offensivo dell'intelligenza e della sensibilità della nostra gente. Noi abbiamo invitato l'amministrazione, il sindaco a confrontarsi su una visione complessiva del paese. Insomma, non può essere 100 metri di Monterone, il traffico di Forio è molto più complesso e articolato e va gestito in tempi e in modi diversi. Non voglio spezzare lance a favore dell'amministrazione perché davvero non ne ho né interesse né bisogno, tuttavia però volevo solo provare a ragionare con te, forse da qualche parte però bisogna cominciare, cioè altrimenti saremmo qua a dire non hanno fatto nulla, cioè io penso poi una linea di equilibrio di mediana. Io sono stanco, cioè, loro hanno cominciato dalla parte di affidare incarichi professionali ai loro candidati, di continuare ad affidare direttamente le opere, infatti anche la questione Colombaia che tanto mi sta a cuore, ho sollecitato, non è che le mie battaglie diventano un'occasione per fare affari con i loro amici, quindi diciamo che il metodo amministrativo è rimasto lo stesso, quindi insomma, evitiamo da qualche parte, la discontinuità si misura su ben altre attività e azioni anche sul piano della viabilità. Quella di Monterone è un rispetto gratuito ad una parte della popolazione senza una premessa che abbia una contezza, no? Uno dice che visto che a quell'ora transitano 300.000 macchine in quella di nel 2023 mi aspetto provvedimenti che abbiano una diversa e più puntuale articolazione per essere convincenti. Ieri sera vedevo pochissime macchine dei sensi di marcia transitare alle 19 e vedevo dei poveretti che erano persone anziane con fino alla loro buona fede che non si erano accorti che c'è l'accesso. Tra altre cose, mentre all'inizio era stato fortemente evidenziata la circostanza, non si poteva passare, adesso forse anche per motivi di sicurezza giustamente si aspetta chi trasgredisce in piazza giustamente per sanzionare. Ritengo che fuori abbia bisogno di servizi e di infrastrutture, per parlare di viabilità oggi non per colpa di questa amministrazione non ci sono le infrastrutture che vanno pensate, no? Una viabilità alternativa anche che mette in collegamento Monterone col Casale o anche le due scuole, ha bisogno di servizi che non siano frutto dello sciacallaggio dei morti e della frana, vedi gli scuolabus, ma siano frutto di un progetto più complessivo.
Questo è quello che, questa è la proposta politica che io ritengo seria rispetto alla, a qualcosa di... Bisogna cominciare a pensare, non bisogna cominciare a, a mettere in piedi provvedimenti che poi sono dettati da un istinto se non è sbagliato, come anche se vogliamo parlare del regolamento che loro tanto decantano, il regolamento sugli stalli personalizzati dei disabili. Quella storia lì è cominciata quest'estate perché un disabile della terraferma ha lamentato che uno stallo personalizzato era addirittura occupato da, da un microtaxi o da un taxi e si è messo al centro. Per loro un problema è un, che doveva essere risolto in altro modo, perché se uno c'ha lo stallo personalizzato che usa indebitamente va sanzionato, non è che facciamo il regolamento e poi non ci preoccupiamo di tutti gli altri stalli dei disabili che sono quelli davanti alle scuole, vabbè, che poi rimandiamo un altro provvedimento, lo stesso regolamento recita. Però ritornando anche all'agenda politica di questa amministrazione, che è strettamente correlata all'ordine del giorno di un consiglio comunale, Napoli o non Napoli, potevano anche decidere di fare un altro giorno il consiglio comunale, di rinviarlo. Non si può cominciare un consiglio comunale con cittadinanza onoraria che rappresenta una priorità per chi, per cosa, voglio capire. E poi ho rappresentato in quel consiglio comunale, votando contro ovviamente per un fatto anche politico a quella di Dalmastro, mentre mi sono astenuto sempre per un fatto politico su quella di Caia, è che la questione della giustizia sull'isola di Schio, anche quella della sanità, non è, parliamo come, come loro indebitamente recitano sulla delibera, un servizio, no, è un diritto costituzionale che va garantito, e il politico che si impegna a garantire il diritto costituzionale assolve un proprio obbligo istituzionale, non è che deve avere la piaggeria della cittadinanza. Però questo è vero, tuttavia devo dire che dopo anni di aggressione a questi diritti forse c'è stato questa, questo cambiamento, no? Abbiamo visto i governi precedenti, senza voler identificare la parte politica, tuttavia, che avevano un'altra sensibilità, quella di cancellare, di rivoluzionare questa geografia giudiziaria, che poi lo ricordiamo, il tribunale è importante non per la camera penale, non per la camera civile, bensì per i servizi di giudice di pace, per i servizi di volontaria giurisdizione. Ma nessuno dubbia che quella non sia una battaglia che politicamente tutti insieme dobbiamo in qualche modo portare avanti. Ma immagini se un consigliere comunale di Forio, con la dignità, l'orgoglio, la storia del mio paese, ho bisogno di dare la cittadinanza onoraria a un politico che ha sovra il proprio obbligo di rispettare, certo condannerò, loro lo votassero, un loro candidato, giustamente il politico che si impegna per una comunità di una parte politica gli viene riconosciuto il consenso, diciamo, del voto piuttosto che quello anche della sua parte politica, come anche la Camera Penale che rappresenta in maniera puntuale, diciamo, le aspettative dei propri avvocati. Gli avvocati vanno nelle elezioni che si vanno e lo vanno a votare, ma che c'è in tutto questo? Quindi tu non ti accodi alla polemica che avevamo sentito di destra e di sinistra, cioè fa più un ragionamento prettamente sul compito del sottosegretario in sé per sé, chiunque esso sia, per il diritto che non ha colore. No, ma premesso che io sono testimone di una storia bella anche di fuori della nostra isola, dove ministri, deputati venivano lì e facevano quello che dovevano fare e non c'era con una stretta di mano all'antico contadino, no con la piaggeria dell'ultimo consiglio comunale ti diamo la cittadinanza onoraria. Questo, nessuno ce l'ha mai chiesto, se non post mortem tra virgolette. Detto questo, però il dato politico c'è anche, ma ci mancherebbe, insomma, un comune che ha visto un sindaco socialista prima e dopo il fascismo, un consiglio comunale riconosce un, dal punto di vista politico un riconoscimento a quel profilo politico, chiaramente. Infatti mi sono distinto, anche per questo ho votato contro il sottosegretario e mi sono astenuto su Caia, perché chiaramente anche sotto questo profilo penso che più che un vincolo di mandato, per cui tutti quelli che sono scappati sono venuti dopo il voto, chi non è venuto proprio perché era imbarazzato a dare il voto a quella cittadinanza di sinistra e di destra, c'è praticamente un vincolo con la propria coscienza, con un modo di pensare, che pensa il sindaco non gli avrebbe addebitato a chi avrebbe votato contro a questa cosa. Insomma, penso che su questo poi dopo sono le caratterizzano i singoli. Io sulla Colombaglia non ti ho fatto la domanda all'inizio perché penso attendiamo qualche cosa e poi diciamo ci metterà almeno il piatto a tavola e poi raccontiamo, perché adesso mi sembra, cioè, stanno sistemando, stanno aprendo, voglio dire, il minimo sindacale. Ma il problema non è questo, cioè, qua c'è una parte politica, no? Che quando era all'opposizione non si è mai preoccupati, o non c'è un'iniziativa politica che nei loro 10-15 anni di amministrazione di consiglio comunale che in qualche modo dove io sono preoccupato, perché Roma non porta bene alla Colombaia, no? Quindi se invece di subito di implementare nel tessuto locale praticamente una piattaforma sulla quale immaginare una progettualità, no? Noi pensavamo a una scuola per il cibo, uno può anche essere d'accordo, ma bisogna parlare, invece già mettiamo le mani avanti, il pubblico non ce la fa, tutta una serie di cose, c'è un'amministrazione che butta 600.000 euro.
butta, perché ad un mese dagli eventi non si può parlare di programmazione, di destagionalizzazione. Le stesse strutture ricettive, alberghiere di qualsiasi natura, dovrebbero organizzare, non sappiamo neanche se saranno aperti in questo mese di qui. Quindi ritengo in questo, poi a me sembra più, tra virgolette, scusa l'espressione, meloniana, tra l'altro, una marchetta elettorale, perché un sindaco che all'indomani della sua elezione, invece di parlare dei problemi del paese, no, pensa subito, ha detto questa cosa, quindi ha messo le mani avanti, io farò questa cosa, farò Natale, 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 poi siamo arrivati a Natale senza ancora, che a un mese dagli eventi sappiamo che cos'è, cosa sarebbe stato Natale, senza condividere strategicamente col tessuto produttivo e economico e con le agenzie, con, dopodiché insomma sono, quindi io sono contro anche questa storia qui, anche la destagionalizzazione fa parte della programmazione. In 100 giorni quantomeno si deve programmare, si deve in qualche modo dare voce ad un'idea di paese, delle cose da fare qua. No, perché io non percepisco questo sul piano politico e anche amministrativo. Molta insofferenza rispetto al cittadino che non la pensa come loro, al politico che non la pensa come loro. Io sotto questo, e poi per cui io, se ricordo poco, ho seguito il vecchio consiglio comunale, le scene, insomma, secondo me inguardabili, delle contrapposizioni che non attenuano gli interessi del paese ma questioni loro personali, e vedo in che modo condividono la vita del consiglio comunale la vecchia amministrazione e questa amministrazione. Io, insomma, provo grande, diciamo che là c'è un'incapacità ad avere equilibrio con il residuo della vecchia amministrazione, perché ormai continuano a freggiarsi di titoli che non hanno in giro per l'Italia, ma questo non è un particolare. No, ti volevo fare, ma anche ti volevo però portare, okay, tutto bene, tutto ok. Sani Verde però si è reso protagonista di due scelte politiche importanti. La questione Porto e la rotazione dei dirigenti. Diciamo, allora, politicamente Stani Verdi ha parcheggiato i due carichi da pesanti, li ha messi là, e quindi nella dinamica politica ha tolto, diciamo, ecco, ha messo fuori i primi due. Sono cinque falli per Franco Regine e cinque falli per Vito Manzi. No, appunto, allora, la premessa è che Forio vive da oltre 10 anni, cioè scusa, da 20 anni, di una implementazione di un sistema di imbrogli, sostanzialmente, che è il Green Flash, che è il porto e che è la gestione dei rifiuti, che vede sempre gli stessi protagonisti. L'ultimo consiglio comunale, il sindaco ha tentato di smarcarsi, cioè senza, parlando di destagionalizzazione, perché c'è ormai questa complicità fra vecchia e nuova amministrazione, no, io non parlo della vecchia amministrazione, lamentando che non era stata tentata una destagionalizzazione, quindi ormai stanno insieme ed è evidente che stanno insieme. Ma prima di questa amministrazione c'erano sempre loro, quindi rispetto a questa infrastruttura di imbrogli, sostanzialmente, questa amministrazione giustamente ha ripreso in termini di continuità quello che aveva lasciato 10 anni fa, no, sostanzialmente. E comunque gli imbrogli sopravvivono e li proroghiamo anche rispetto alle dinamiche, anche perché chiaramente se questa amministrazione, quando era all'opposizione, lamentava che il numero di barche non era credibile, cioè uno quando viene accende un anteggio, ma quest'estate cosa è successo? Io questo è quello che ho chiesto per le vie formali al sindaco. Quest'estate cosa è successo nel porto di Forì? Non lo sappiamo cosa è successo. Quindi fate tutta questa commessa. Poi anche la questione si chiama spoil system, no? Quando lo spoil system investe anche addirittura le aziende che gestiscono i servizi e che prendono i soldi, io sono in qualche modo preoccupato, perché è evidente sostanzialmente che c'è un sistema collusivo, sostanzialmente, che mette a sistema l'amministrazione, che svolge i servizi, gli uffici e quant'altro. Io non so dove e come vuole andare a parare, però un'amministrazione che approva un bilancio consuntivo, rappresentando che sono stati pagati alcuni servizi che non sono stati svolti, ma voi all'opposizione cosa facevate un anno fa? E poi quando leggo che il sindaco, cioè, ci sta una strada sporca, la mando a pulire, no, chi non ha pulito quella strada in quel giorno, non è che andiamo a pulire il giorno dopo, non deve essere pagato per quello che non ha fatto. Questa è una regola, sostanzialmente, per cui io sono molto, diciamo, scettico sulle ragioni che hanno portato, poi oltre alle eccezioni sugli atti amministrativi, sulla cronologia degli atti amministrativi, perché prima facciamo i provvedimenti, poi rivediamo la pianta organica, poi rivediamo l'organigramma, oggi portano in consiglio comunale il regolamento sull'organizzazione degli uffici, insomma, stanno in grande confusione, secondo me. Poi dal punto di vista di quella che è la matrice e la natura di quei provvedimenti, se è per fare fuori a un funzionario, per favorire l'ingresso, ma sono problemi veramente loro, ma sono problemi loro di coscienza, sostanzialmente. Per il resto io ritengo che per i rifiuti, per esempio, sono state fatte assunzioni clientelari
dalla questa amministrazione, quando ancora era all'opposizione, sostanzialmente contratti che sono in scadenza e che difficilmente verranno rinnovati, e che questa maggioranza non ha mai contestato nel tempo l'operato della ditta che svolgeva i lavori nel comune di Foggia. Quindi tutto questo che noi vogliamo imputare la responsabilità al funzionario e far vedere che noi sono problemi loro e del loro elettorato, insomma, noi continuiamo a svolgere il nostro ruolo, che è quello di controllo e quello di indirizzo, senza deleghe, perché anche quest'altra anomalia, che ogni consigliere comunale va in giro, sono delegato a... No, aspetta, scusa, però, siccome la legge impone sostanzialmente nei comuni superiori a 15.000 abitanti che il potere di gestione sia autonomo rispetto a quello del controllo e a quello di indirizzo, non a caso chi fa l'assessore è costretto a dimettersi da consigliere comunale. È bello vivere l'esperienza amministrativa all'interno degli organismi del Consiglio Comunale, commissioni, Consiglio Comunale, e a farsi promotore di iniziative, di regolamenti, di programmi, di dare indirizzi all'amministrazione, a maggior ragione se sei in maggioranza, senza dover, giustamente, anche grazie a te, ti ringrazio, soprattutto, infatti una parentesi, la apro e la chiudo sulla trasparenza, insomma, chiaramente, sicuramente l'organo di stampa che ha ripreso sempre e i consigli comunali, oggi un giorno lo riprendi, un giorno no, non so se, chiaramente penso che lo faccia in autonomia, senza che l'amministrazione, però sicuramente un'amministrazione... Diciamo che ci sono due TV organizzate a fare questo, evidentemente hanno, è finita la linfa. Però un'amministrazione che in qualche modo, ogni volta, non so, ma nessuno glielo chiede, dice trasparenza, poi di fatto io ritengo che è tutt'altro che trasparente, no? Anche nei momenti, nelle occasioni di confronto, che poi sono quei momenti in cui nascono le idee, nascono le proposte, dagli scontri, mi sto limitando a fare questo, non è che sto facendo chissà che cosa, mi ripeto, però io ritengo che non ci sia, anche su questo rapporto ritengo anomalo col commissariato di governo rispetto ad alcuni, ogni tanto, no, ma non so se ti ricordi l'acquisto di quel terreno a Panza, sul quale avevo chiesto di rinviare perché c'erano delle criticità da superare prima di immaginare di votare in consiglio comunale, è passato più di un mese, mi hanno fatto una schifezza rispetto a sta cosa, ma alla fine è ancora sospeso quell'acquisto. Ah boh, ma che lui commissario c'ho l'asta soldi per fare sta vicina, non c'è mappiccia, ma io penso che si amministri il paese in maniera diversa, ci vuole un progetto, ci vogliono la quantificazione economica, la copertura finanziaria che sia adeguata e debita da parte di uffici che ne abbiano competenze, non da un commissario di governo che non capisco perché debba andare a finanziare la piscina rispetto alla frana. Però detto che, scusa, chiudo la parentesi anche su queste dinamiche del commissariato e anche dei lavori, no, ma dico, ma te pare possibile anche sulla querela del palazzetto, le società sportive che litigano fra di loro, del sospetto? Devo dire la verità che Forio è stato esempio di buone pratiche rispetto ad altri comuni. No, dico, però a prescindere da queste dinamiche, ma tu pensa il mondo dello sport, ti sembra credibile che non si indigni rispetto al fatto che a Panza si smonti una palestra in cambio di oltre 500.000 euro per fare le aule e poi e insieme quelli dello sport? No, però perdonami, a me è grave che Panza non si sia ribellata da 6 anni di avere i ragazzi ancora in quel tipo di scuola con la palestra fatta apposta e le aule no. Quindi ora che risolviamo il problema e non l'abbiamo fatto per 6 anni, penso che ci dobbiamo incazzare prima. Chi ritiene che il diritto allo sport vale quanto quello allo studio, anzi anche di più. No, però io ti parlo proprio come... Ma c'è una soluzione? Come bontà, non lo so. No, dico, ma c'è una soluzione? So che adesso stanno facendo aule al comune, però immagino che dopo 6 anni arrivare ora a gestire l'emergenza scolastica, questa è la vergogna. Infatti la vergogna di questa amministrazione che per 6 anni non si è mai occupata che i nostri figli andassero in scuole sicure, perché non è tracciata una sola iniziativa politica di questa maggioranza che sollecitasse l'opposizione dal 2017 a fare quel tipo di interventi là. Quindi loro sono io non ti voglio censurare, però ti ricordo che parte l'aliscafo e poi è colpa mia che hai perso l'aliscafo. Non è censura, però penso che l'aliscafo care ma non ti aspetti. Innanzitutto io ti ringrazio perché chiaramente dopo un consiglio comunale è bello che un organo di stampa si occupi di una parte politica. Poi aggiungo, se non lo fate alle 19 magari lo riusciamo anche a seguire perché abbiamo esigenze diverse. No, dico, ma a prescindere dagli orari, chiaramente dopo un consiglio comunale il giornalista chiama un consigliere comunale,
scusa, ma e quindi io ti ringrazio perché tu l'hai fatto sostanzialmente e ti sei distinto in questa pratica che mi sembra insomma elementare anche rispetto alla stampa nel suo complesso, che sembra che bisogna rincorrere in questa, che cioè la stampa sembra che debba rincorrere per chi è più fedele tra virgolette a questa amministrazione, invece tu ti sei distinto in questa pratica dando voce anche a chi non la pensa come loro. Detto questo, ritengo sostanzialmente che la sicurezza dei nostri figli nella scuola, piuttosto che l'opportunità di salvaguardare gli spazi anche per fare sport, sia una pratica che, se condivisa da parte di tutto il consiglio comunale, coinvolgendo anche il tessuto sociosportivo, evitiamo di, il mondo dello sport evita di litigare ed insieme sostenga le buone pratiche perché tutti trovino spazio nelle varie strutture che si possono anche realizzare. Poi l'idea era questa, che con quei 500.000 euro si potevano realizzare almeno 200 strutture, anche se provvisorie. Perciò dico, non è che condanno solo che la scelta strategica, perché c'è il campo di panza all'aperto che è in qualche modo nello stato di degrado più assoluto. Pensavo si potessero mettere dei moduli là per fare le aule piuttosto che smantellare la palestra. Dopodiché mi sembra giusto che oggi questi dell'ex amministrazione, che poi vanno in fanno finta che sono contro, ma vanno in consiglio comunale e votano sempre con questa maggioranza, dico loro, prima di parlare di sicurezza nelle scuole dovrebbero chiedere scuse di sicurezza sulle. Quindi io rivendico che sono l'unico, almeno questo, sul piano della coerenza, ad avere titolo a potersi lamentare che le scuole non erano sicure, che la storia dei contenuti, tutta una serie di. È colpa mia se perdi la riscatta. No, ancora stanno imbarcando, no, per dare ulteriori spunti, anche perché ritengo che questo paese, l'isola in generale, ma la politica, ritengo, io non è che sono un santo, anche tu sai che mi tratto molto male anche a microfoni spenti, però sicuramente ritengo che un minimo di coerenza, no, e un minimo di storia, cioè qua, avendo fatto questo accordo ormai evidente fra la vecchia e la nuova amministrazione, vanno in continuità sul giustificarsi per le cose non fatte e tutta una serie di questioni che creano molto imbarazzo. Spero che il Paese percepisca questo tipo di. Cioè questo fatto, d'altronde il collante, sono interessi forti, vedi il porto, no? Dico, non è un caso, io se fossi stato l'amministrazione entrante mi sarei preoccupato che Del Deo ha fatto una delibera di giunta attenente non una scadenza imminente, perché avevamo ancora 6 mesi e questa amministrazione ha dato seguito a quell'indirizzo della vecchia amministrazione, già una delibera di consiglio comunale di aprile. Cose forti, importanti per un tessuto come il nostro. Poi dopo di qua non si può parlare, perché come parli si va sulla personalizzazione dello scontro e quindi io parlo lo stesso ovviamente, perché chiaramente poi. Personalizza. No. Adesso vai a prendere la riscavo perché attendi, poi dopo dici che te l'ho fatto perdere. Grazie. Grazie a te. Grazie al consigliere. Grazie.